Benvenuta e benvenuto a Lezione Consento che Posso, nella playlist dedicata alle lezioni di antropologia culturale. Se non l'hai ancora fatto, ti invito ad iscriverti al canale, a cliccare sulla campanella per restare sempre aggiornata e aggiornato sui video che verranno pubblicati. Ti invito inoltre a seguire Sento che Posso sui canali social Facebook, Instagram e Twitter. In questa video lezione iniziamo a parlare delle relazioni di parentela. Per relazioni di parentela si intendono le relazioni biologicamente, socialmente e culturalmente stabilite che incidono con forza sulla vita degli esseri umani. La parentela è una relazione che lega gli individui in base alla consanguineità o per via matrimoniale. La parentela costituisce da un lato un campo speciale di relazioni sociali fondate sulla discendenza e o sul matrimonio, ma coincide anche con un complesso di rappresentazioni riguardante la concezione che ogni società ha dei rapporti tra esseri umani. Le rappresentazioni e le concezioni che le diverse culture hanno delle relazioni di parentela sono strettamente legate ai criteri di cui le società si servono per assegnare agli individui un posto nella società. Le società hanno elaborato diversi criteri per rispondere a domande del tipo: quando un individuo nasce, qual è il gruppo che si prenderà cura di lui, della sua educazione e della sua istruzione? Quello della madre o del padre? Da chi erediterà certe prerogative piuttosto che altre? Verso chi avrà degli obblighi? Con chi dovrà schierarsi in caso di disputa tra il gruppo della madre o quello del padre? Dove risiederà dopo il matrimonio? La concezione di parentela comprende idee sulla riproduzione e il concepimento, ma anche una notevole quantità di regole e norme che coinvolgono tanto gli individui che i gruppi a cui appartengono. Ricordiamoci che i legami di parentela non riguardano solo i rapporti tra gli individui, ma anche e soprattutto i rapporti tra i gruppi. Per descrivere le relazioni di parentela vengono tracciati dei diagrammi, chiamati appunto diagrammi di parentela, che utilizzano dei simboli. Qui in questa immagine possiamo vedere la notazione universale per i legami di parentela e quindi i simboli e alcuni esempi di legami che esprimono appunto queste relazioni. Il simbolo ego, che vedete in alto a destra, alla fine, si riferisce all'individuo attorno a cui viene costruito il diagramma di parentela e dal cui punto di vista questo diagramma appunto viene costruito. Qui alcuni termini che è importante conoscere quando si studia appunto le relazioni di parentela. L'affinità è il vincolo di parentela stabilito con il matrimonio, attraverso il quale una persona si lega ai congiunti del coniuge. La consanguinità invece è un vincolo naturale di parentela stabilito con la filiazione ed è alla base della parentela lineare o in linea retta. Sono parenti in linea retta genitori e figli, nonni e nipoti, bisnonni e pronipoti. Il termine siblingship invece è un termine inglese che indica il legame naturale tra figli dello stesso genitore. Ti ringrazio per l'attenzione che mi hai dedicato, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, clicca sulla campanella per restare sempre aggiornata e aggiornato sui video che verranno pubblicati. Se il video ti è piaciuto, ti è servito, metti un like, condividilo con tutti coloro che pensi possano essere interessati ai temi delle scienze umane, seguimi sui social e aiutami a far crescere il canale. Continua a seguirmi. Ciao!